In territori come questi, cioè territori sostanzialmente di collina, di montagna, non è facile proporsi, perché si è visti gli stranieri, i forestieri, sono sempre visti un po' come dei pericolosi invasori che ti vogliono portare via quel poco che sai, no? E anche se magari non lo sono, ma questo non importa, tanto lo siano o non siano è assolutamente inafferente. E a questo punto la nostra idea è stata quella di dire una cosa di questo genere può partire solo se nasce da quei punti là, da voi, cioè se diventa un'associazione assolutamente trasparente che prende le sue decisioni, attenzione, non solo decisioni di carattere strategico sulle vostre singole attività, ma di carattere organizzativo per fare in modo che le vostre singole attività vadano all'esterno, no? In questo modo, a parte che si abbattono completamente i costi, perché essendo un'associazione hai tutta una serie di agevolazioni che ti permettono evidentemente di crescere nella prima fase senza costi, poi dopo no, evidentemente, ma la prima fase, che è quella più difficile, quella di creare il nocciolo duro, è senza costi, praticamente senza costi, ed è trasparente, cioè tutti possono dire, perché tutti partecipano. Terzo aspetto che secondo me è fondamentale, una delle scelte che noi riteniamo sia opportuno fare per territori di questo genere è di non chiedere in questa fase finanziamenti, al di là di aspetti, ne parlavamo prima, magari specifici su eventi, su situazioni di un certo tipo, ma di non essere in qualche modo dipendenti da finanziamenti che in qualche modo possono distogliere l'interesse da quello che è l'interesse globale. Ma semmai in questa fase rimboccarsi le maniche, metterci dentro ciascuno la sua energia, la sua forza, poca, il minimo indispensabile, affinché sia una cosa nostra, vostra, cioè sia un qualcosa che è cresciuto, è nato dal territorio, che non è un qualcosa che dipende da qualcun altro, chiunque esso sia, ma che è qualcosa che è il territorio. Ritorno sempre all'immagine dei punti per togliere una delle preoccupazioni tipiche. Io in questi 3 anni al mercato per me sono stati importantissimi e spero di aver capito un po' la mentalità delle valli. Ognuno rimane se stesso, non ci sono gerarchie e non ci sono capi in una struttura di questo genere informatica. È una sorta di doppino telefonico che vi permette di parlare al telefono, ma quello che direte voi al telefono e con chi parlerete lo continuerete a decidere voi. Questo è uno strumento che permette di trasformare tanti punti in un capolavoro, ma i punti non devono cambiare di qualità, non devono avere delle gerarchie. Ognuno è se stesso. Questa è la potenza, secondo me, di un sistema che funziona con la rete. Bassi costi, capacità di creare delle relazioni senza gerarchie, totale trasparenza, perché tutti vedono tutto in questa cosa qua, moltiplicazione, ed è per questo che la sharing economy sta funzionando molto bene, moltiplicazione dei contatti, perché intanto io vado a vedere lui, perché sono interessato a lui, vedo altre 10.000 cose e moltiplica la mia voglia di andare in quel posto di nuovo. Noi dobbiamo trovare come associazione dei principi chiari su cui basarci e andare avanti. Trovando questo ci leghiamo profondamente in ottica relazionale proprio e si andrebbe a creare un mercato alternativo, un mercato locale che dia forza alla comunità. Ad esempio, io che ho un bed and breakfast in Val d'Aveto conosco un produttore di salame. Io nel mio bed and breakfast entrambi siamo nel circuito del Way2. Cosa succede? Che io compro il salame da questo produttore, magari con uno sconto del 10%, tutte cose che dobbiamo ancora vedere, cercare di rendere commerciabile con sconti il mercato all'interno di questo circuito. Quindi io compro il salame al 10% in meno e sponsorizzo il produttore di salame.
quello che produce salame conosce un forestiero, me lo manda a me. Ecco, Dorowedu deve fare proprio questo. Noi siamo molto diversi da tutti i siti che stanno nascendo, soprattutto in questo ultimo mezzo anno, direi, turistici, che uniscono particolarità, eccellenze, per carità, però che partono sempre da un punto diverso dal nostro. Loro hanno sempre una strategia di: siamo giovani, possiamo prendere finanziamenti. Prendiamo i finanziamenti e creiamo un sito. Questo sito connette varie realtà, però queste realtà poi non sono connesse realmente tra di loro. Noi invece partiamo proprio con un'altra strategia, io l'ho chiamata strategia di abbassamento, ovvero una strategia dal basso, creare valore dal basso, creare energia dal basso. Prima creare una rete senza alcun finanziatore, ma solamente con la forza associativa, che credo che sia la vera rivoluzione che può portare dei cambiamenti in un territorio e sia l'unico modo per unire e far diventare un territorio grande. I territori famosi italiani sono diventati famosi, io penso alle Langhe o penso a qualche altro territorio, Chianti, così, quando i produttori si sono messi insieme e hanno creato un prodotto e l'hanno messo a esportare. Noi dobbiamo riuscire a fare questo in un territorio delle quattro province, un territorio molto più difficile, ma si può fare, e si può fare solamente grazie a una creazione di un mercato alternativo. Dorowedu è proprio questo, la connessione di tutti gli attori locali per dare valore al proprio territorio. Facendo questo si genera esternalità positiva ambientale, perché si cura il paesaggio, esternalità sociale, perché si crea relazioni, perché noi punteremo almeno a fare almeno tre incontri di associazione durante l'anno in cui si può condividere, portare avanti i valori del progetto. E poi l'unione porta in modo naturale al turismo, perché il forestiero, il viaggiatore del nord che vede un territorio unito, è molto più facile per lui identificarlo come territorio per visitarlo, al posto di vedere Volvedo, Genova o che ne so. Ecco, qui è la forza di Dorowedu, creare una sinergia tra associati, creare un mercato, creare un'economia e creare promozione del territorio.